Ciao! In questo video voglio condividere con te la mia esperienza con un cuscino da notte che sto ormai testando da diverse settimane. Come già sai, ovvero se è la prima volta che mi vedi, io sono Petra, sono un'istruttrice di yoga facciale e ideatrice del programma Viso in Forma e da quasi 10 anni aiuto le persone a far risplendere e ringiovanire i loro visi con un rimedio naturale, che è appunto lo yoga facciale, affinché le persone si vedano ancora più belle, più raggianti, più giovani e anche più sicure di sé. Come spesso dico ai miei allievi, i segni del tempo sul viso sono inevitabili se abbiamo la fortuna di invecchiare. Dipende però da noi la qualità dell'invecchiamento, se avere delle rughe curate oppure delle rughe trascurate. Ricordiamoci che la crema, la pillola, l'integratore miracoloso non esiste. Bisogna investire su se stessi e guardare a lungo termine sul nostro benessere e sulla nostra bellezza. I risultati non arrivano dall'oggi al domani, ma bisogna passo passo iniziare ogni giorno a fare qualcosa e i risultati pian piano vengono. Le pieghe e le rughe sul nostro viso possono comparire per diversi fattori, collegati con la genetica, con la troppa, l'eccessiva espressività o mimica del viso. I segni possono essere dovuti anche alle nostre emozioni, ovvero alla rabbia, al dolore, alla sofferenza. Quindi dipende dallo stato che provi, questo stato emotivo può segnare il nostro volto. Poi ovviamente fattori che incidono sulla qualità della nostra pelle sono l'eccessiva esposizione al sole, una pessima alimentazione, una pessima cura e detersione del viso. Anche abitudini come ovviamente fumo, alcol e poco sonno possono incidere sulla qualità della nostra pelle. E proprio collegandomi con il sonno, non solo bisogna dormire bene in senso di ore, ma dipende, le pieghe e le rughe possono dipendere anche dal come dormiamo, purtroppo. Diciamo che l'ideale sarebbe dormire sulla schiena, a mummia, però se siete una persona come me a cui piace dormire di lato, diventa difficile e inevitabile che il viso venga schiacciato, perché si sa che se dormi di lato il viso in qualche modo si schiaccia. È giorno dopo giorno, anno dopo anno che il viso viene schiacciato, è chiaro che questo schiacciamento inizia a farsi vedere e notare sul viso, soprattutto se tendi più a dormire da un lato piuttosto che dall'altro. E spesso infatti mi chiedete anche voi suggerimenti sui cuscini che uso, magari sull'uso di specifiche federe per il viso. Beh, anch'io come voi ho fatto tante ricerche su internet per ricercare il cuscino perfetto per dormire, un cuscino antirughe. E finalmente posso dire di averlo trovato. E siccome lo sto provando da tante settimane, me ne sono convinta e quindi per questo oggi ho deciso di condividere la mia esperienza con voi perché sono davvero davvero soddisfatta di questo cuscino che adesso ti faccio vedere. Si tratta di il cuscino Sleep and Glow che è fatto in questo modo, quindi la particolarità di questo cuscino è che ha queste due fosse laterali, sia a destra che a sinistra, che ti permettono quando ti giri sia da un lato che dall'altro, ti permettono di far finire la tua guancia appunto nella fossa e questo è proprio il punto di forza che non va a crearti le pieghe, perché se tu dormi di lato in questo modo, vedi qua c'è la fossetta e la tua guancia è libera, non è schiacciata, ma è dentro a questa fossetta, a questo buco. Io non pensavo fosse così comodo questo cuscino perché dalla forma, anche se la forma è quella corretta, appunto, ho subito capito che non avrebbe schiacciato le mie guance, però avevo anche un po' il dubbio se avrei dormito così comodamente o meno. E devo dire che mi sono ricreduta perché sì, c'è il buco, ma qua e qua c'è l'appoggio, quindi la testa appoggia comodamente sia sopra e il mento sotto, quindi veramente è un cuscino comodissimo e nulla da togliere ai cuscini normali, diciamo. L'unica cosa di questo cuscino, se posso dire, è che ha un costo abbastanza importante, non costa poche decine di euro come gli altri cuscini, costa un pochino di più, ma io, come dicevo prima, guardo a lungo termine e questo è veramente un ottimo investimento a lungo termine
Perché appunto il cuscino non è che lo compri ogni giorno, così come lo yoga facciale, non è che devi ricomprare il corso ogni settimana, ogni mese. È un unico investimento che però ti vale per tutta la vita. E magari se non è proprio per tutta la vita, il cuscino però sicuramente almeno 5 anni ti dura. Quindi io sono assolutamente a favorevole a questi investimenti che facciamo su noi stessi e non posso che suggerirvelo. Vi lascio il link qui sotto, così se siete interessati ad andare a vedere sul sito potete farlo e ho anche un piccolo codice sconto se per caso sareste interessati ad acquistarlo, anche questo ve lo lascio qui sotto. Spero vi abbia fatto piacere questo mio video di condivisione e se avete piacere scrivete sotto i commenti la vostra esperienza o la vostra opinione. Ciao e ci vediamo nel prossimo video!